Torna lentamente alla normalità, libera dalla quarantena la provincia dell'Hubei, mentre la città di Wuhan dovrà aspettare ancora qualche giorno, ma resta la cautela. La corrispondente Giovanna Botteri. La spesa al supermercato era da quasi 5 settimane che a Wuhan non si poteva più fare. Adesso i negozi riaprono e la gente ancora timorosa, con mascherine e a distanza di sicurezza, si riaffaccia alla vita. Se ci proteggiamo bene, dice John Pin, possiamo entrare come una volta. Liang riprende il suo lavoro di autista del trasporto pubblico. Sono 2 mesi che nella città epicentro della pandemia non si vedeva un autobus. Il contagio sembra essersi fermato, ma è presto per abbandonare le precauzioni. Nella provincia di Wuhan, l'Hubei, è finita da qualche ora la quarantena. Le persone sane, negative al coronavirus, potranno ormai entrare e uscire liberamente. Wuhan dovrà aspettare fino all'8 aprile. Riapre la grande muraglia cinese, un altro simbolo della vittoria contro la pandemia, anche se a Pechino i contagi di ritorno spingono tutti a mantenere ancora alta la guardia. Non bisogna aver paura, dice Hu, ma fare sempre molta attenzione, anche perché ci sono ormai 2,5 miliardi di persone chiuse in casa nel tentativo di contenere la pandemia, un terzo della popolazione mondiale. La popolosa India intera in quarantena per evitare la catastrofe. Il suono della gratitudine per i medici, anche qui, rompe il silenzio. E torniamo in Italia.